che lasciare dei piccoli segnali che sono segnali che poi man mano crescendo ricorderete. Quella di oggi è una giornata importante, si ricorda la giornata contro la violenza sulle donne, vediamo tutti sui TG, sui media, quanti episodi ogni anno, ogni mese, ogni giorno, sempre di più. Quello che dobbiamo combattere è la violenza in generale, perché con la violenza non si ottiene nulla, lo sappiamo, l'abbiamo già vissuto da quando abbiamo cominciato a combattere per un qualcosa, sì, l'abbiamo ottenuto un qualcosa, rispondendo alla violenza di altri, però a caro prezzo. E visto che noi possiamo ereditare quello che gli altri ci hanno lasciato, dovremmo cominciare a riflettere su quello che possiamo fare oggi senza combattere, senza usare la violenza. Riflettiamo tutti i giorni e cerchiamo di essere solidali, a cominciare da voi, nei vostri contesti, anche quelli scolastici. Più solidarietà e meno violenze in tutte le cose. Grazie. Bravo. Buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare con alcuni numeri sulla violenza contro le donne. Dall'inizio della pandemia in Italia si è manifestato un preoccupante aumento degli episodi di violenza sulle donne. Secondo il Ministero della Salute, nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate dell'80% rispetto al 2019. In un periodo storico in cui gli episodi di violenza sulle donne sono aumentati anche a causa del lockdown, abbiamo deciso di scendere in campo con un'altra importante iniziativa, le panchine rosse. Togliere tutti gli occhi, io non so come sono stati annotati, quindi lascerei in convenza qualcun altro. Thank you.